fronte a una delle molte urne cinerarie di tallenistica del Museo Guarnacci, proveniente appunto tutti da Volterra, un'urna che dovrebbe darsi intorno alla seconda metà del secondo secolo a.C., in cui al centro della scena c'è un uomo e una donna che si abbracciano, e intorno dei musicisti che stanno suonando, tra i quali il suonatore di flauto traverso, e la scoperta appunto nella lettura iconografica di questa di quest'urna, il suonatore di Aulus Frigio. Il suonatore di Aulus Frigio invece c'è il suonatore di cetra, e anche qui un'altra particolarità, perché in genere nelle rappresentazioni etrusche la cetra viene suonata con il plettro, mentre invece in questo caso si vede bene dal dettaglio la mano tutta distesa sulle corde, quindi sembra suonare appunto senza l'utilizzo del plettro. L'Aulus Frigio era uno strumento a fiato ad ancia composto da due condotti come il doppio aulos, con la particolarità che uno dei due aveva il padiglione ritorto, probabilmente costituito da un corno animale o forse costruito in metallo, come lo è ad esempio il padiglione del litus o tromba lituo, altro strumento a fiato tipicamente etrusco facente parte della famiglia delle trombe, cioè strumenti suonati con il bocchino. Per quanto riguarda la cetra, oltre alla possibilità di essere suonata con le dita, quindi come un'arpa, si potrebbe supporre anche ad una ritmica con la mano in sostituzione del plettro. Altro strumento presente nella rappresentazione è la syrinx o flauto di Pan, come contributo sonoro a questo straordinario quartetto.